Eccoci qua. Mi dovevo portare una bottiglia di spumante per festeggiare la fine del corso, mi sono scordata. Ieri ci avevo pensato e poi mi è andato via di mente. Bisogna brindare alla fine dei corsi, finiti. Bene. Allora, cerchiamo di fermare un po' di punti di quello che abbiamo trattato quest'anno, in modo che sapete anche cosa non si può trascurare assolutamente, che se uno non sa viene cacciato immediatamente agli esami. No, questo sto dicendo che appunto ci sono delle cose che non si possono non sapere, quindi è bene fermare questi punti generali. Però un pennarello che si cancella, però, perché sennò qui sì. Abbiamo cominciato la nostra galoppata nella letteratura guardando cosa succede nella seconda metà dell'Ottocento, perché se dobbiamo datare l'inizio della letteratura moderna, beh, ci dobbiamo riferire a questi 50 anni che segnano la fine dell'impero, dove tante cose cambiano e quindi ci si prepara chiaramente a qualcosa di nuovo. Gli elementi per il cambiamento sono tutti in questo fine secolo, famoso fin du siècle, che è un po' in tutto il mondo una tappa fondamentale per capire che cosa sta cambiando. Bene, la seconda metà dell'Ottocento cambiano in Cina tante cose, ci avviamo alla fine dell'impero e quindi a tutto quello che significava l'impero e che si trascinava dietro. Con l'abolizione degli esami imperiali non ci sono più i mandarini, scompare questa figura che ha accompagnato tutta la storia imperiale cinese e che assommava un po' le caratteristiche dell'intellettuale in Cina. Quando scompare, viene abolito l'esame imperiale, anche il letterato si trova, come dire, spiazzato in una nuova condizione, deve affrontare una nuova realtà, deve trovarsi lavoro perché non è più detto che trova presso le istituzioni lavoro, non gli è assicurato e quindi diciamo la nuova condizione dell'intellettuale è un elemento importantissimo per capire che qualcosa sta mutando profondamente. Un secondo elemento importante è quello linguistico. Nella seconda metà dell'Ottocento tanti sono gli avvenimenti che ci fanno capire che la lingua della letteratura sta cambiando. C'è un movimento per il patois, per diffondere la lingua colloquiale. Naturalmente il motivo è sempre quello che propagandistico, bisogna propagandare nuove idee di riforma della società e quindi un mezzo più adatto è la lingua colloquiale. Tantissimi sono le riviste, i giornali, eccetera, che pubblicano una sezione di letteratura, chiamiamola popolare, la cosiddetta letteratura del sabato sera, oppure letteratura farfalla, che diciamo propaganda usa sempre il colloquiale, quindi il cambiamento della lingua è importantissimo dal punto di vista letterale. Il secondo elemento diciamo che
ci fa guardare con occhi diversi alla letteratura. Un altro elemento ancora, naturalmente, è l'inizio dell'influenza della cultura occidentale, terzo elemento importantissimo, perché alla fine del secolo, diciamo, si guarda all'Occidente, comincia a penetrare la cultura occidentale, anche se non in maniera regolare, anche se non attraverso traduzioni fedeli, come avverrà all'inizio del Novecento, ma penetra diffusamente, soprattutto i grandi manuali che tracciano le storie del pensiero occidentale, della letteratura occidentale, e quindi per la prima volta i letterati cinesi hanno un altro punto di riferimento, hanno una cultura diversa a cui guardare, che propone idee, modelli, tipologie completamente diverse. Un altro elemento di trasformazione lo possiamo guardare, vedere nel movimento, nell'editoria. Mentre prima tutta la informazione, la diffusione della cultura avveniva attraverso un organo, la Gazzetta Ufficiale dell'Impero, che era uguale in tutta la Cina, certo c'erano tante redazioni, ma le informazioni erano guidate, erano sempre uguali e quindi proiettavano un'immagine della cultura e della società in una certa maniera. Adesso invece comincia a nascere un altro tipo di informazione, le basi sono esterne, sono Hong Kong, soprattutto il sud-est asiatico, ma penetrano in Cina, nascono diciamo i giornali, supplementi letterari dei giornali, nasce un'editoria che diffonde un tipo di informazione diversa, non guidata e soprattutto una editoria fertilissima, diciamo capillare, diffusa in tutta la Cina, che quindi diffonde un tipo di informazione e cultura completamente diversa. Tutti questi elementi e naturalmente tanti altri che riguardano la congiuntura storica, i rapporti internazionali, il cambiamento della mentalità sociale, quindi tutti questi elementi porteranno all'inizio del secolo, sfoceranno nel movimento del 4 maggio. Un Suyuntum del 1919 che viene considerato l'inizio, come dire, pratico della nuova letteratura. L'inizio secolo, il movimento del 4 maggio, è un movimento molto complesso che ingloba tantissime istanze, da quella dell'emancipazione femminile a quelle della riforma della società, l'introduzione della scienza, della democrazia, del mondo moderno, della cultura occidentale. E quindi tantissime istanze che poi sono divise, sono affrontate in movimenti diversi, come il movimento di nuova cultura che si occupa solo del cambiamento nel campo letterario, quelle invece più prettamente sociali e così via. Un movimento complesso che sta alla base della rapida trasformazione di inizio secolo. Analizziamo ora che cosa questo periodo dal 1900 al 1930, che caratteristiche ha. Quali sono le caratteristiche di questo primo periodo? Detto in Cina il nuovo rinascimento, il periodo della trasformazione. Beh, diciamo, in generale, cosa succede? Beh, ci sono tantissime associazioni letterarie, quindi questo trentennio è caratterizzato
potremmo dire meglio, 1925 più che 30, 25 e 30 lo mettiamo come una tappa di passaggio. Sono, diciamo, questo 25enne è caratterizzato da un confronto di associazioni letterarie, un confronto fertilissimo. Cosa sono queste associazioni letterarie? Sono delle associazioni formate dagli intellettuali che sono tornati dall'estero e che hanno, assorbito le influenze più diverse. A seconda del paese dove sono stati, si portano dietro delle influenze della cultura occidentale. Chi è stato in Giappone è soprattutto influenzato dal romanticismo e dalla componente romantica giapponese. Chi è stato in Inghilterra è più influenzato dal realismo, dall'Inghilterra e dall'America, è più influenzato dalle teorie del realismo. Chi è stato in Francia è più influenzato dal simbolismo, e chi è stato Germania. in Germania dalla filosofia tedesca. Ogni gruppo di letterati fonda un'associazione legata alle proprie esperienze. Queste associazioni si confrontano fra di loro, inizia un dibattito letterario molto vivace, molto quella come potremmo dire la febbre del dibattito, la febbre letteraria che diciamo penetra in tutti gli ambienti, un confronto, non solo un confronto vivacissimo, ma aperto alla diversità. Abbiamo detto che non troveremo mai più un periodo in cui tutte le idee si confrontano, da quelle di destra a quelle di sinistra, a quelle del liberalismo, del pragmatismo. Tutte le idee si confrontano, l'anarchismo che poi sarà bollato. Nasce nel 21 il Partito Comunista e quindi naturalmente le idee socialiste entrano in un confronto, diciamo, molto molto produttivo dal punto di vista letterario. Un'altra caratteristica generale che possiamo vedere in questo ventennio è il fatto che si passa da una visione comunitaristica a una visione individualista. E quindi prevale l'individualismo, il modello è Ibsen, sempre occidentale, un individualismo che finalmente guarda la sfera emotiva dell'individuo che si distingue dal resto della società e quindi l'uomo finalmente torna. Finalmente, l'uomo torna ai suoi valori personali e quindi ad imporre una sua voce distinta nella società. I movimenti individualisti sono tanti e sicuramente l'individualismo sia nella letteratura realista che in quella romantica è una connotazione molto forte. Un altro, se vogliamo prendere un'altra caratteristica generale, la dobbiamo guardare nella nuova condizione dell'intellettuale. L'intellettuale non è più a servizio delle istituzioni, ma si sceglie lui il suo ruolo, indipendentemente, autonomamente. Sono intellettuali molto colti che assommano, anche questo abbiamo detto, per la prima volta una formazione cinese ad una formazione occidentale, quindi hanno una cultura molto vasta, si sanno muovere all'interno dei movimenti più disparati e devono affrontare, diciamo, devono capire che ruolo vogliono avere nella nuova società. E quindi si cercano un ruolo, che sarà naturalmente per i più illuminati un ruolo di avanguardia, di direzione del movimento sociale e intellettuale.
scrittori diventano come dire, i leader, gli artefici, diciamo, della nuova società. Questo forte senso di responsabilità sociale si assomma a quell'individualismo e quindi, come vedremo, non è un individualismo all'occidentale, come noi occidentali siamo soliti vederlo, ma è un individualismo che non si spoglia mai delle responsabilità sociali e quindi questo individuo vuole avere un ruolo pratico, attivo, militante nella costruzione della nuova società e quindi nasce un intellettuale nuovo, non solo autonomo, svincolato dal potere, ma fortemente coinvolto nella ricostruzione della società. Quali sono queste associazioni che movimentano gli anni 20? Beh, l'Associazione per la ricerca letteraria è la più, forse, la più significativa, quella con una storia più lunga che diffonde in scena le teorie più, che rimarranno più radicate nella cultura cinese, cioè quelle realiste. In questa prima fase degli anni 20 il realismo è un realismo critico che diciamo, tende a restituire la società nei suoi elementi più caratterizzanti. I realisti che provengono dall'associazione tendono addirittura al naturalismo, tendono a restituire un volto più vero della Cina, darci gli elementi per capire cosa sta succedendo intorno a noi, cosa si sta trasformando, perché il loro scopo è quello appunto di fornirci un quadro esaustivo di ciò che succede al di fuori. I più significativi esponenti del realismo cinese sono Mao Zedong, Lao Tzu, Lu Xun, Chao Zogen, eccetera, eccetera. Tanti scrittori che, diciamo, hanno dato un volto a questo movimento. L'altra società che si confronta con questa è la società creazione. La società creazione nasce, non è di formazione anglo-americana come l'altra, ma nasce da scrittori che provengono soprattutto dal Giappone, ma anche dalla Francia. Il loro tipo di approccio alla letteratura è fortemente estetico, romantico, lo slogan è l'arte per l'arte, mentre per gli altri era l'arte per la vita, e quindi un approccio totalmente diverso, la trasformazione, l'approccio dei creazionisti è anche fortemente soggettivo, la loro letteratura autoreferenziale, quindi nasce la letteratura autobiografica, no? Tutta la letteratura è autobiografia, come diranno i loro leader, Guo Mojo, Yu Tafu, Tian Han e tantissimi altri che diciamo, diffondono le idee del romanticismo. Questa è però una società fortemente interessata anche all'avanguardia, ai movimenti europei come il futurismo, il pointillismo, il vorticismo, tutti i movimenti dell'avanguardia in cui si riconoscono e quindi il loro ruolo sarà anche quello di svecchiare in maniera più violenta, più totale la letteratura. La società creazione segue anche un po' la storia della Cina e quindi in un secondo momento, quando la storia cinese evolve verso la guerra sino-giapponese,
rappresenterà una fase più socialista, più marxista. Cuomo darà una svolta alla società di tipo propagandistico per diffondere le nuove idee socialiste. Quindi la letteratura che la società creazione emana sarà legata fortemente a doppio filo alla diffusione del marxismo in Cina. Tante altre sono importanti nel campo della poesia, la società per la luna nuova, nel campo del teatro, la società del teatro meridionale, nel campo della diffusione degli ideali della letteratura di massa, la società del sole, tante società che vivono, muoiono come le riviste che rappresentano le idee della società. Un mondo in continua evoluzione, in continuo cambiamento, in cui ogni tanto interviene la censura, chiude, si riapre una porta diversa, eccetera, ma la loro attività continua. La cosa, diciamo, il cambiamento di questa grande fertilità e di questa grande, di questo grande confronto finisce col 30. Fino al 30 la letteratura diciamo, che viene prodotta dalle società è molto innovativa. Abbiamo visto che per la narrativa è significativo l'apporto di Lu Xun, che mostra un modello linguistico completamente nuovo, un nuovo tipo di narrare, un nuovo modo di narrare le storie, nuovi temi ispirati anche all'Occidente, tutti finalizzati a cambiare il volto della Cina. Abbiamo visto la letteratura, diciamo, innovativa, la poesia innovativa che proviene dall'associazione della Luna Nuova, la fondazione di un teatro di parola che mette fine al teatro tradizionale. Dunque, diciamo, da queste società non solo viene il dibattito e il confronto, ma anche prodotti concreti che daranno il via a una nuova letteratura. Dicevo, tutto finisce per il 30, ma quali sono i protagonisti di questa letteratura che danno un volto nuovo? Abbiamo visto prima di tutto Lu Xun, che fonda a sua volta delle società letterarie come la Wei Ming She, senza nome, oppure la Yu Si, i tessitori di parole, tutte società che hanno, diciamo, lo scopo di aprire il dibattito a tutte le fasce sociali e a tutte le fasce di intellettuali. Lu Xun ha prodotto, sì, della nuovissima narrativa. Vediamo le sue due prime raccolte giovanili, Nahan e Rare Incerto, che fra il 21 e il 26 danno un contributo sostanziale. Sono racconti non solo importanti per quello che ci dicono, ma per la lingua. Abbiamo visto che il ruolo di Lu Xun nel rinnovamento della lingua è fondamentale. Abbiamo messo nelle dispense una serie di esempi di come gioca con la lingua, introducendo strutture della lingua inglese, giocando su pleonasmi, facendo degli errori voluti, utilizzando una punteggiatura occidentale, i giochi delle citazioni che sono tutte create con grande ironia, la sua capacità di fare umorismo attraverso i caratteri.
il suo attenzione alla donna anche nella lingua, tutti diciamo aspetti estremamente innovativi da cui poi si sviluppa sempre di più il colloquiale che noi conosciamo. Ma Lusin non ha dato un contributo soltanto alla nascita di una nuova letteratura, ci ha lasciato soprattutto, dobbiamo dire, un corpus di saggi, tantissime collezioni, Triplo Ozio, Tomba, eccetera, eccetera, che rinnovano totalmente questo genere. Gli Zakan di Lusin intervengono su tutti gli affari della quotidianità, ma anche della realtà politica, sociale, culturale della Cina contemporanea. Dicono tante cose su tutto, dandoci una specie di enorme puzzle di tante tesserine che ridisegnano la Cina contemporanea con i suoi difetti, con i suoi impasse. Dove si è fermato il rinnovamento? Qual è la stasi? Dov'è che bisogna intervenire? Cosa devono fare gli intellettuali? Come bisogna guardare alla vecchia cultura per rinnovarla? Un po' difetti e pregi della cultura cinese in tutti i suoi meandri, in tutte le sue angolazioni e quindi questo dobbiamo guardare come il più grande contributo di Lusin, questa capacità razionale e lucidissima di guardare a cosa succede nel mondo esterno, la capacità di leggere anche dal punto di vista politico cosa stava succedendo. Questo scontro che mette sempre in luce fra passato e presente, fra campagna e città, fra l'infanzia e il mondo degli adulti, tutte queste dicotomie presenti nei suoi saggi, che ci aiutano a capire questo passaggio difficile dalla classicità alla modernità. Ci siamo occupati dei grandi esponenti del realismo, Mao Duen e Lao Tse, due poli opposti. Mao Duen che guarda la realtà con grande minuzia di particolari, come uno specchio, ci fa capire, diciamo, quali sono le contraddizioni della realtà, questi grandissimi quadri storici e sociali. Come Mezzanotte, come Rose Selvagge, come tanti altri, come Eclissi, soprattutto queste trilogie in cui ci fa sempre, diciamo, guardare alla condizione femminile, quasi sempre le protagoniste di questi grandi affreschi storici sono donne scelte come simbolo della complessità contemporanea e quindi sempre un punto, un'ottica molto femminile. Dall'altra, Lao Tse, con questa sua visione molto umana della vita, questo suo umorismo umano che non deborda mai nell'ironia o nella satira come Lusin. Un uomo che ci fa ridere dei vizi dell'uomo, questo suo sguardo più soggettivo alla realtà rispetto a Mao Duen, in cui trionfa l'oggettività, la capacità di distaccarsi dalla materia, al contrario, Lao Tse se ne avvicina. Ci fa capire tutta la debolezza dell'uomo con questi quadri allo stesso tempo divertenti e amari alla Dickens, in cui la tragedia si mescola all'umorismo, alla capacità di ridere del dolore e di affrontare con serenità anche gli aspetti, diciamo, dolorosi dell'esistenza. Di Lao Tse abbiamo apprezzato soprattutto il suo Lao Niu Po Che, questa raccolta di saggi che teorizzano il nuovo realismo cinese, come si costruisce un romanzo, quali sono gli elementi da selezionare,
qual è la lingua adatta alla narrativa realista, come bisogna costruire una frase e così via. La produzione di Lausche dalla grande narrativa, Divorzio, il tiratore del Lisciò, la filosofia di Lao Zhang, eccetera, eccetera, cammina, poi evolve verso il teatro, che nell'ultima fase della sua vita gli vede come più rispondente ai bisogni dell'epoca. Il teatro comunica più direttamente con il pubblico, dà messaggi in maniera più veloce della narrativa e quando le cose cambiano negli anni 50, diciamo, evolve verso il teatro lasciandoci dei grandi capolavori come Cha Guan, Il fosso della barba del drago e così via. Ci siamo poi spostati sui romantici, abbiamo considerato Duomo Jo, il leader dell'ala romantica che interpreta anche qui un volto del romanticismo, quello prometeico, possente, in cui l'io è creatore del mondo, si mangia il mondo vecchio e rivomita quello nuovo, un mondo a sua somiglianza, dove l'io è anche un genio, è un poeta, lo scrittore assume un ruolo importantissimo, no? È una sorta di dio, che costruisce il mondo con la letteratura attraverso la poesia. La sua reinterpretazione delle correnti tedesche, dell'estetismo tedesco, dell'Occidente sono spesso mescolate al taoismo, alle concezioni mitologiche della Cina antica, questi quadri epici della mitologia, il famoso Nüshen, le dee, ma anche il Nirvana delle Felici, che ci prospettano questi mondi futuri attraverso il passato, attraverso la mitologia e quindi questa personalità possente che ama ridere e piangere, lui dice le opere belle ti fanno piangere, no? Un genio che tocca i sentimenti e che ha anche spaziato nei campi più diversi, dalla narrativa alla poesia, al teatro con la nascita del teatro storico, con la saggistica, tutti i suoi saggi sulla cultura occidentale che hanno lasciato una traccia indelebile, le sue traduzioni, i suoi studi sull'archeologia, ha decifrato le ossa dei draghi e quindi ha spaziato nei campi più diversi. Ma forse dobbiamo dire che sicuramente Cuomo Ciò più di tutti è uno storico, un grande storico che ha riscritto la storia della Cina, periodizzato secondo criteri marxisti la storia della Cina e quindi bisogna dimenticare questo aspetto anche quando si affronta la sua narrativa, per quanto soggettivi i suoi racconti, autoreferenziali. Non si dimentica mai la storia, dove i racconti si svolgono, nella città tot, nell'anno tot, nel mese tot, tutto è fortemente storicizzato e quindi questo io messo in un contesto fortemente storico, mai distaccato dalla storia. Non così per Yuta Fu, che rappresenta il decadentismo, l'aspetto decadente del romanticismo, in cui l'io è sempre a disagio, è un po' un io bohémien che non si trova mai a suo agio da nessuna parte, divorato dai sensi di colpa, fragile, in cui la stessa sessualità diventa un fatto di indecisione, di titubanza, la sua vita è stata complessa perché non si è mai perdonato di non aver avuto un ruolo più importante nella storia del suo paese. Le sue storie, spesso connotate dal sesso, ritraggono il mondo dell'adolescente.
che è un po' il suo mondo, è rimasto un po' sempre adolescente, in cui le pulsioni sono forti, violente, come nell'adolescente quando scopre il sesso. Queste storie in cui i protagonisti, quasi sempre alter ego, hanno una vita claustrofoba nelle pensioni, nei piccoli locali, dove il rapporto con l'altro sesso è fortemente complesso. La donna è bianca, è candida, è il simbolo dell'innocenza, l'uomo è pieno di lussuria, è il simbolo della vergogna. Per Yutafu bisogna cadere fino in fondo al pozzo, fino in fondo alla perdizione, come il ritratto di Dorian Gray, come tanta letteratura decadente occidentale, l'uomo deve conoscere il massimo della vergogna per potersi risollevare, deve conoscere il diavolo, deve conoscere il male per potersi risollevare e rinascere. Le inebrianti notti d'estate, le storie, diciamo, di uomini, di adolescenti feticisti, omosessuali, divorati dai sensi di colpa, spesso legati a un oggetto proprio coltivato con forte feticismo e quindi le storie viste dal buco della serratura, tutti racconti, diciamo, che hanno creato uno stile inconfondibile, di grande originalità nel panorama contemporaneo che non tocca questi argomenti. Yutafu ha anche scritto ben altro, ha scritto poesie, ha scritto un bellissimo libro di viaggi, dove alterna la prosa aulica alla poesia. Ci siamo poi spostati su figure in qualche modo più indipendenti, Pacin, l'esponente dell'anarchismo in Cina, che diciamo, ha toccato il doloroso problema delle istituzioni, istituzioni che ammazzano l'individuo, lo opprimono, determinano le scelte della sua vita, segnato da un'infanzia difficile. Pacin, in poderose trilogie, affronta il problema dell'uomo vittima della società. Lo stesso pseudonimo che si è costruito, Bakunin, guarda infatti alle grandi figure dell'anarchismo, Bakunin, Kropotkin, che sono sempre presenti, le cui idee sono sempre presenti nei suoi scritti. La prima fase della sua produzione è fortemente segnata dalle idee anarchiche, con un polso molto forte, deciso, violento. Tra le tante opere, le sue trilogie, Fuoco, eccetera, bisogna ricordare soprattutto un romanzo di Torrente, la seconda trilogia, intitolato Famiglia, che forse il suo romanzo più significativo e più di successo all'interno della sua prima produzione. La caratteristica di Pacini è anche una lingua estremamente piana, estremamente semplice, che mette a nudo i sentimenti dell'uomo e quindi è interessato, diciamo, a trasmettere le emozioni, non vuole che il lettore sia incantato dalla lingua e non ponga attenzione a quello che è primario secondo lui. E quindi questa lingua fortemente piana. Uomo di dolorose esperienze che ha dovuto affrontare l'emarginazione, l'esilio, la prigionia, emerge nella seconda parte della sua vita con una produzione molto differente che guarda soprattutto al dolore dell'uomo, alla sua parabola esistenziale, il giardino del riposo, notti fredde, notti gelide notti,
tutti i romanzi che affrontano il problema del dolore dell'esistenza con una pacatezza, una diciamo riflessione pensosa che non era certo presente nella sua prima produzione, che gli viene dal suo percorso umano e artistico. Pacino affronta anche il problema di un'identità perduta, uomo formatosi in Francia e fortemente legato alla cultura francese. Ha infatti egli stesso problemi di identità, spesso non si riconosce né in un'identità occidentale né in un'identità cinese, ma noi che leggiamo i suoi libri potremmo dire che è fortemente c'è legato alla Cina, nonostante la sua cultura così, diciamo, così diversa, così ricca. La componente, diciamo, cinese è fortissima e soprattutto questo mondo di emozioni, di sentimenti, di umanità, che commuovono i lettori. Abbiamo visto poi un altro personaggio difficile da classificare, Shen Sun Wen, creatore della letteratura regionalistica legato alla diciamo a questo mondo delle regioni dove si esaltano le culture locali, i dialetti locali, con quadri a volte pittoreschi di questi microcosmi che in qualche modo riflettono comunque il macrocosmo cinese. Shen Tzu-wen è un personaggio atipico, ha sì creato questa letteratura regionalistica, ma bisogna sempre guardarlo come una personalità atipica, questo mondo primitivo che lui oppone, innocente, fermo, statico nella sua immaginazione, che lui contrappone alla civiltà moderna, rozza, violenta, portatrice di mali, diciamo, questo mondo intatto, primitivo, è utopico, fortemente utopico, lo carica di idealismo e di utopia, un mondo immaginato più che reale, dove tutto sembra, come dire, perfetto, lontano dalla civiltà. Abbiamo poi visto la letteratura femminile che caratterizza gli anni venti, perché le donne si conquistano uno spazio non ancora permanente, non con carriere, diciamo, che sono spesso brevi, ma sono per la prima volta una presenza nel campo, ufficiale nel campo della letteratura. Alcune personalità molto forti, altri più fragili, più deboli, che hanno poi lasciato la letteratura per dedicarsi alla vita familiare. Sicuramente la più significativa e con una carriera più lunga e con un ruolo determinante nelle file comuniste è Till Ling, che ha lottato per l'emancipazione femminile, creando una letteratura fortemente autobiografica, diaristica, che fa vedere i dilemmi delle donne dalla vita anticonvenzionale. Till Ling, è stata presente in ogni momento della storia cinese, dando un contributo all'emancipazione femminile sostanziale. La sua prima produzione, molto soggettiva, Il diario di Miss Sofia, Mei Lin, Il giorno, ci ritrae una donna che fortemente vuole l'emancipazione, ma quasi sempre non riesce a conquistarla, sia perché la sua formazione è tradizionale e spesso non ha gli strumenti per affrontare la modernità, sia perché è fragile, debole, non ha ancora quelle condizioni economiche e personali che gli permettono di liberarsi, sia soprattutto perché la storia non è pronta, perché l'uomo non è emancipato abbastanza, non riconosce la posizione femminile, perché la storia, siamo in un momento
rivoluzionario in cui bisogna dare la priorità alle istanze politiche, storiche, e quindi la donna deve spostare i suoi problemi a un periodo migliore, quando tutto può essere pronto per accoglierla. Accanto a Tilling, l'altra grande scrittrice, diciamo con una sua posizione importante, è Pinsin, che rimane però ancorata alla figura della donna tradizionale, ma una donna però colta, che ha studiato la cultura occidentale, che è pronta ad avere un ruolo molto più consapevole e cosciente, anche se interna alla famiglia. Oltre ai suoi racconti, da ricordare le sue bellissime poesie brevi sui sentimenti femminili di moglie e di madre. Non dimentichiamo Xiao Hung, grande scrittrice realista, pubblicizzata da Lu Xun, che dalle sue esperienze amare trae una letteratura cruda, realista, che mette in luce la mentalità maschilista, la fortissima violenza dell'uomo sulla donna, il razzismo sociale, che tratta temi di grande impatto e soprattutto ambientati non certo nella Cina aristocratica colta che ci ritraevano le altre donne, ma in una Cina invece contadina, primitiva, oppressiva, e quindi dandoci un'immagine diversa delle lotte femminili. Lu Yin e altre donne, e altre scrittrici donne come Lin Shuhua, anche loro hanno portato, diciamo, un loro contributo importante. Lin Shuhua, per esempio, con queste donne aristocratiche che nemmeno si rendono conto delle oppressioni che si portano dietro, e vivono quasi come dietro una nebbia, e basta poco per farle crollare e per fare capire loro di quello che stanno affrontando. Tutti modi diversi di proporre l'immagine femminile hanno tutte scrittrici che sono state importanti per appunto darci per la prima volta una voce letteraria ai problemi delle donne. Gli anni 30, dunque, qui siamo arrivati, costituiscono un momento di cambiamento. Si crea la Lega degli Scrittori di Sinistra. Ricordiamoci, 1930, Lega degli Scrittori di Sinistra. Lega cosa vuol dire? Che non ci sono più le associazioni, sono tutte morte, e la Lega assorbe tutte le tendenze diverse, tutte le correnti letterarie diverse. Le ingloba tutte, alla guida viene messo Lu Xun. Lu Xun viene nominato dal Partito Comunista capo della Lega, presidente della Lega degli Scrittori di Sinistra, ma in realtà Lu Xun non condivide l'appiattimento proposto dal partito per la Lega. La Lega dovrebbe essere un fronte comune che dà, anche dal punto di vista culturale, un'immagine forte e unita agli avversari e si pre per prepararsi alla guerra. Ma in realtà Lu Xun è contro l'appiattimento delle differenze, lotta all'interno della Lega per mantenere le differenze di idee, le differenze di tendenze letterarie, gli stili diversi, trattare i temi più diversi, e si batte per conservare una diversità nell'Unione, una diversità. E quindi il suo contributo in un momento così difficile è ancora più pregevole. Fatto sta però che dal 30 in poi la letteratura cambia, non troveremo più quella diversità e quel confronto che abbiamo visto. Un'altra, abbiamo
ripercorrendo la storia cinese ci siamo fermati in un'altra tappa della letteratura, il 1942, che anch'essa segna un forte cambiamento nella letteratura cinese. Siamo nel periodo rivoluzionario, nel 49 verrà istituita la Repubblica Popolare e nel 42 Mao, asserragliato nella base di Yan'an, raduna tutti gli intellettuali più diversi che confluiscono qui per parlare di letteratura, non solo di politica. Mao infatti in due interventi all'inizio di Yan'an del convegno sulla letteratura e l'arte di Yan'an, uno all'inizio e uno alla fine, fa due importanti discorsi. All'inizio parla dei nuovi canoni della letteratura cinese. La letteratura, siamo in un periodo rivoluzionario, la letteratura deve rivolgersi a fasce di lettori diversi, che sono i protagonisti della rivoluzione, a loro soprattutto che bisogna rivolgersi. Chi sono i protagonisti della rivoluzione? Soprattutto il proletariato, le tre classi degli operai, contadini e soldati, che sono le tre classi fondamentali che portano avanti la rivoluzione. E dunque bisogna, rivolgendosi a queste fasce sociali, bisogna presentar loro un certo tipo di temi e usare un certo tipo di lingua. Non parla di popolarizzazione Mao, ma parla sicuramente di temi che siano comprensibili a questo mondo, a questi ceti. Perché siano comprensibili è importante che gli scrittori ne abbiano esperienza e non siano degli intellettuali lontani dalla pratica, dal mondo del lavoro. Se non conoscono i temi di cui trattano nelle loro opere, le tratteranno male e quindi Xue Xi He Lao Dun, studiare ma lavorare, avere esperienza delle cose. La maggior parte degli intellettuali viene spedito infatti col movimento Xiafan in campagna, nelle fabbriche, a lavorare per avere un'esperienza concreta di che cosa voglia dire questo. Solo allora potranno trasferirlo nella letteratura. Naturalmente anche dal punto di vista della forma, Mao dice bisogna recuperare le forme nazionali, lasciare l'influenza dell'Occidente. L'Occidente ci è servito per cambiare le cose, per creare un nuovo tipo di letteratura lontana da quella confuciana. Adesso dobbiamo recuperare la nostra identità culturale, guardare al passato e alle forme, le cosiddette forme nazionali, cioè quelle forme della letteratura popolare che più interpretano lo spirito di oggi. Lo scrittore non deve avere più una posizione di classe, si deve mettere i piedi nel posto delle classi, della classe del proletariato, e quindi non scrivere più radicato nella sua realtà elitaria, ma guardare le cose da un altro punto di vista. Affronta anche il problema del realismo Mao, esce dal discorso di Yan'an anche la concezione del realismo socialista, e cioè un realismo non più critico che seleziona gli elementi dalla realtà e li fonde insieme per dare, diciamo, un paesaggio concreto, reale, ma un realismo che cristallizza gli aspetti ideali della realtà. Va a pescare là dove c'è un elemento positivo, ideale, e lo cristallizza facendolo diventare l'elemento centrale della realtà.
Naturalmente la realtà non è così, è più complessa e più varia, ma dice Mao, è la luce che dobbiamo rappresentare, gli aspetti luminosi che possano dare anche ottimismo in un momento del genere. Come dico sempre, ricordiamoci che i discorsi di Yinan di Mao sono legati a un periodo storico preciso e che sono nati in un momento di guerra, in un momento della rivoluzione, e quindi sono funzionali alla realtà storica di quel momento. Non così però, dopo l'avvento della Repubblica Popolare, i canoni di Mao, i canoni di Yan'an diventano stabili, fermi, intoccabili, dettano legge, anche in un periodo di grande stabilità in cui non c'è certo il problema che aveva affrontato Mao. La fine degli anni 40 e poi gli anni 50, negli anni 50 gli scrittori cercano di mettere in pratica i discorsi di Yan'an con una letteratura a volte interessante, a volte meno. Timorosi di incorrere in una interpretazione sbagliata. Fra gli autori emergenti che vengono considerati importanti per la loro letteratura specchio dei canoni di Yan'an, possiamo dire le rime di Li Yuzhai, oppure l'uragano di Zhou Lipo, le rime di Li Yuzhai di Zhao Shuli, la canzone della giovinezza di Yan Mo, che tutti presentano una narrativa in genere proletaria, come anche Till Ling, che evolve verso una narrativa proletaria con grandi affreschi contadini come acqua. Dove gli scrittori cercano di spostare la loro attenzione dalla città alla campagna. Dagli anni 40 in poi non è più la città e la narrativa urbana a dominare, ma è la narrativa rurale che si rivolge alla campagna, vede i grandi cambiamenti che sono stati fatti nella campagna. Negli anni 50 domina la narrativa che guarda alle grandi trasformazioni che sono avvenute nella campagna. Gli anni 50 sono complessi e sono pieni di delle prime purghe per gli intellettuali, la campagna antidestri, l'influenza dell'Unione Sovietica nelle teorie letterarie cinesi, creano una situazione di forte contrasto fra il mondo della letteratura e il mondo della politica. Gli intellettuali cominciano ad avere un ruolo secondario, non sono più l'avanguardia, non hanno più un ruolo primario nella trasformazione della società, nella voce che hanno all'interno della società, ma sono a servizio del governo, sono dipendenti statali, hanno un ruolo marginale. Quindi l'intellettuale passa da un ruolo primario a un ruolo marginale. Questo, ricordiamoci, è molto importante da capire. E quindi che non si riconosce più il ruolo educativo, didattico e se vogliamo creativo dell'intellettuale. Dagli anni 50 passiamo agli anni 60, a metà degli anni 60 comincia la rivoluzione culturale. E questo decennio viene considerato anche una fase letteraria,
che dura un decennio, la cosiddetta letteratura della rivoluzione culturale, come c'era stata la letteratura di Yan'an, rispecchia gli intenti della rivoluzione culturale. La poesia che aveva conosciuto negli anni 20 e 30 una grande diffusione attraverso correnti diverse, anche qui si unifica. Fino adesso avevano, i poeti erano stati una voce molto importante e avevano rinnovato fortissimamente la letteratura guardando in maniera speciale all'Occidente. Infatti l'occidentalizzazione più forte la vediamo proprio nella poesia, che ha avuto un ruolo fino a Yan'an decisiva per lo svecchiamento delle strutture letterarie. Soprattutto la grande poesia romantica, che dopo la fase del verso libero restituisce alla poesia una prosodia regolare, con Wellington, Sujet-moi, i grandi cantori dell'amore, un amore inteso come forza dinamica, come movimento dell'universo. Il tema dell'amore nella poesia romantica domina sia la produzione di Wellington sia quella di Sujet-moi. Sujet-moi col suo linguaggio aereo, con i suoi dialoghi passionali, con il suo amore dei grandi personaggi romantici che frequentava, porta nella poesia una passionalità e una libertà di espressione inconsuete, inedite fino adesso. Wellington porta l'eleganza, l'originalità, il trattare temi finora inediti. Abbiamo visto il suo Se Shuai, le sue acque morte, dalla prosodia elegantissima, questo linguaggio stravagante che ci dice che la vita nasce dalla morte, che tutto non ha mai fine, che tutto, è un ciclo perpetuo, dinamico, da cui si sviluppa anche la bellezza. Questo culto per l'estetismo, per la bellezza di Wellington, che ha influenzato tantissimi poeti. C'è anche la corrente, abbiamo visto, simbolista che guarda alla Francia e che è particolarmente astrusa, difficile. Ligeia Fà, la sua poesia arcana, piena di questi simboli astrusi inventati da lui, ma anche la poesia metafisica con Feng Zhe, dal linguaggio filosofico. Che sembra quasi un saggio di filosofia e che guarda ai grandi temi della vita, oppure la poesia modernista con Taiyuan Shu e i suoi rumori, le sue onomatopee, i suoi suoni, il viale della pioggia, abbiamo visto insieme. Poi abbiamo visto i futuristi che guardano a Majakovskij con una poesia gustosa, nervosa, piena di ritmi spezzati, che conquistano il suo spazio originale all'interno della produzione poetica. La poesia futurista si serve anche di una lingua sonora, di una lingua piena di anche suoni violenti, aspri, acri, sgradevoli. Dunque una poesia che poi
durante il periodo dagli anni 30 agli anni 40, evolve verso la lirica proletaria. Abbiamo visto Ai Ching, il grande poeta cinese, influenzato dalle atmosfere, come abbiamo visto, ci avviciniamo a Yan'an, ci avviciniamo alla rivoluzione, tocca dei temi molto patriottici, il grande nord, la nutrice Taiyuan He, simbolo della Cina, queste ballate discorsive molto dense e piene di paesaggi grandiosi, dai toni epici, queste ballate con frequenti ritornelli che ci guardano alla Cina con grande trasporto, con grande patriottismo, con toni fortemente nazionalistici, se vogliamo. Tutte queste voci, diciamo, poetiche durante la rivoluzione culturale finiscono. Nasce la poesia di tutti i giorni, fatta e fatti dai poeti qualsiasi, come dire. Tutti scrivono poesia. Nasce la poesia delle ciminiere di bambù, una poesia che cambia ogni giorno e che è ispirata alle cose di tutti i giorni. Si comincia a fare letteratura negli spazi liberi, tutti possono scrivere letteratura, tutti possono accedere alla letteratura ed è bene che l'uomo, oltre al lavoro, abbia una produzione creativa e quindi l'educazione, l'alfabetizzazione, la diffusione delle scuole, la diffusione della cultura è accompagnata anche da una produzione pratica di letteratura a cui tutti possono accedere. La letteratura quindi della rivoluzione culturale cambia ogni giorno, è varia e allo stesso tempo uniforme perché spesso questi racconti sono simili, vengono dal mondo operaio, dal mondo contadino, sono sicuramente un grande affresco della Cina dell'epoca che vengono però da voci poco colte, spesso poco avvezze alla creazione letteraria. Abbiamo parlato di un grande genio che emerge durante la creazione culturale, Hao Ran, che introduce una teoria interessante, cioè qual è la buona letteratura? È quella che è buona anche dal punto di vista ideologico, se dietro c'è un pensiero politico sbagliato, allora anche la letteratura non funziona. E così le sue storie, che provengono dal mondo contadino e dalle sue esperienze personali, rispecchiano anche profondamente un'ideologia corretta. La sua letteratura è molto bella da leggersi, anche se diciamo, lui la costruisce con queste idee ci possiamo attraverso i suoi occhi accedere alla realtà della rivoluzione culturale con occhi positivi, con occhi ottimisti, vedendo tutte le trasformazioni positive che il comunismo ha creato in Cina in questo periodo così difficile. Col 66 finisce la rivoluzione culturale e col 76 comincia una fase nuova. Prima dell'inizio di questa fase nuova, gli scrittori cercano di sgravarsi dai pesi che ha lasciato loro la rivoluzione. Questa fase viene chiamata la letteratura delle cicatrici o delle ferite. Non è una letteratura particolarmente bella, ma è una fase importante per far decollare una letteratura diversa. Gli scrittori buttano fuori tutti i pesi, cercano di sgravarsi per affrontare con più leggerezza
la fase successiva. Dobbiamo quindi aspettare 2 anni dalla fine della rivoluzione culturale per vedere nascere la cosiddetta Xin Shi Qi Wen Xie, e cioè la letteratura del nuovo periodo, o semplicemente Xin Wen Xie, e cioè la nuova letteratura. Per nuova gli scrittori vogliono dire che sì, dissociano da tutto ciò che era avvenuto nel decennio precedente e vogliono fare, costruire qualcosa di simile, qualcosa di nuovo. Spesso è stato affrontato, equiparato questo periodo agli anni 20 di cui abbiamo parlato, il nuovo rinascimento che, come viene definito questo periodo, ha infatti dei punti in comune con gli anni 20, il guardare di nuovo all'Occidente, quindi alla cultura occidentale, il guardare di nuovo all'individuo dopo un periodo in cui il comunitarismo e il comunismo avevano cancellato, diciamo, l'importanza dell'individuo, o almeno dato un significato diverso alla funzione dell'individuo, e quindi il ritorno dell'individualismo, e ancora il ritorno dell'importanza della lingua nel cambiamento letterario. Anche questa volta secondo i nuovi scrittori, per cambiare la letteratura bisogna cominciare dalla lingua, come aveva detto Couche negli anni 20 nel suo famoso articolo per una riforma della letteratura. Anche adesso i nuovi scrittori parlano di siezuo, di opera di scrittura, quindi nient'altro è la nuova opera che un'opera di scrittura, cioè l'elemento caratterizzante primario di questa nuova letteratura deve essere la lingua. Nasce così un panorama, cioè così un panorama letterario estremamente vario, come negli anni 20, in cui le tendenze e gli stili più diversi si confrontano. Questa volta viene visto la diversità, diciamo, viene spiegata attraverso generazioni che accedono alla letteratura. Per la prima volta, dopo questo periodo difficile, sono ben tre le generazioni che contribuiscono a formare il nuovo corpus letterario: i Launien, i vecchi, grandi figure di riferimento che poco producono ma molto sono imitati, i Jun invece, quelli di mezzo, e i giovani nati dell'ultima generazione. Naturalmente generazioni che hanno vissuto freneticamente, in maniera molto veloce, esperienze diverse, che quindi hanno cose diverse da dire, hanno provato sulla propria pelle esperienze diverse e quindi hanno un approccio alla letteratura diverso. Questo momento nuovo della letteratura produce l'età d'oro, diciamo, negli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono visti come il massimo della nuova espressione letteraria. La cosiddetta Wenhuarè, la febbre della cultura, vi fa capire quanti dibattiti, quante discussioni, quante teorie diverse si confrontano. All'interno di questo dibattito possiamo, diciamo, identificare alcuni elementi che ci aiutano a capire la nuova letteratura. Prima di tutto, uno di questi elementi è il cambiamento della struttura narrativa. Cosa cambia? Beh, cambia il modo di narrare le cose.
non si narrano più in maniera lineare, non c'è più un inizio, un mezzo, una fine nelle storie, ma si narra in maniera atemporale, andando indietro e avanti nel tempo. La dimensione del tempo e della memoria sono importanti in questa letteratura. Il flusso del tempo non è lineare, si danno delle immagini del passato, poi si guarda al futuro, poi si ritorna al presente, poi di nuovo al passato. E quindi la dimensione del tempo è elastica, flessibile, fluida, si viaggia avanti e indietro nel tempo quando si raccontano le storie. L'ottica è quella individuale, quella soggettiva, c'è sempre un io che racconta le cose, che ce le fa vedere come vissute in prima persona. Vedete il ritorno dell'individualismo in maniera diversa da quella che era stata negli anni 20. Gli anni 20, vi ricordate, la letteratura autobiografica, come abbiamo detto, il Duomo Gioia, dove era proprio io ho fatto questo, ho fatto quello, e tutto è narrato in prima persona. Qui invece, diciamo, non è narrato in prima persona, ma la psiche, l'ottica con cui è narrata è individuale. Cosa vuol dire che è individuale? Individuale vuol dire che ognuno narra a seconda della sua personalità, imponendo uno stile diverso, un modo di narrare le cose diverse, e quindi si entra come nella psiche dei personaggi e si segue, diciamo, i ragionamenti tortuosi della psiche del personaggio avanti e indietro nel tempo. Il secondo punto è lo scavo sulla lingua. Tutti questi scrittori cercano di rinnovare la lingua perché pensano che la lingua sia, diciamo, legata al passato, è legata al pensiero del passato. Come diceva Lucien, ormai questa lingua è morta, si porta dietro pensieri vecchi, si porta idee, si porta dietro, è ormai consunta, non ci dice più niente, quindi bisogna rinnovarla. E quindi questi scrittori si inventano le maniere più diverse per intervenire sulla lingua. Abbiamo visto Gao col suo miscuglio di classicità e modernità, con tutte le sue rime, con tutte le sue assonanze. Abbiamo visto scrittori che adoperano il flusso di coscienza senza osservare, non sappiamo chi parla, qual è il personaggio che parla, non c'è più punteggiatura. Ci sono poi degli scrittori come Ma Yuen, come fai che scardinano tutto il processo, le regole grammaticali che non si osservano più, cerchiamo gli oggetti, ma quell'oggetto l'ha messo prima, l'ha messo in mezzo fra la preposizione e il verbo, non c'è più, diciamo, osservanza delle regole grammaticali comuni. Ci sono scrittori come Molière che scelgono ideogrammi con valenze diverse, che abbiano non solo il gusto, il sapore, l'odore, eccetera, e quindi sceglie tutti gli ideogrammi particolari, altri che giocano sui colori, e quindi diciamo ognuno sceglie una sua via per rinnovare questa lingua morta. Negli anni Ottanta nascono anche tanti movimenti letterari, il più importante è quello delle radici. Il movimento delle radici è teorizzato da Han Shogun, che dice: va bene, dobbiamo recuperare quello che è sotto la crosta terrestre, laddove scorre il magma, la linfa vitale della cultura. Attingiamo lì, spacchiamo la crosta terrestre e andiamo a vedere cosa c'è sotto. L'omologazione confuciana prima, comunista dopo, ha soffocato
tanti aspetti della cultura cinese, soprattutto gli aspetti identitari, secondo loro, e quindi andiamo a recuperare quelli. Rispondono tanti scrittori diversi, a Chen, Mo Yan, che cercano di recuperare aspetti diversi, alcuni quelli religiosi, altri quelli più popolari, altri andando proprio alle matrici della lingua. Pensiamo a Han Xiaokun col suo Ma Qiao Zi Tian, cui tutti i vocaboli, prende i vocaboli della lingua cinese per raccontare la cultura che c'è dietro. Oppure il movimento dell'avanguardia, gli scrittori del neorealismo, del nuovo tipo di realismo, un realismo, come abbiamo visto, che non è più né quello critico degli anni 20, né quello socialista degli anni 50, ma è un realismo che lavora per associazione, no? In cui la memoria è un elemento molto importante. Tutto viene raccontato per associazioni di idee, per ricordi, attraverso ricordi. Guardiamo Gefe, la bellissima letteratura di Gefe, oppure Su Tung, che guarda il passato per raccontare il presente, quindi racconta ciò che è successo nella Cina antica, nella Cina non antica, nella Cina degli anni della rivoluzione, per raccontarci di oggi. Oppure Gefei Su Tung, oppure non mi viene Yuhua. Yuhua, alla vecchiaia. Oppure Yuhua, che diciamo contrappone la realtà al sogno, all'incubo, all'immaginazione, quindi tutto sullo stesso livello, no? E quindi queste giustapposizioni, questo contrapporre, cioè mettere sullo stesso piano ciò che è vero e ciò che è falso. Bene, oppure tanti altri movimenti come la letteratura reportage con Liu Pinyin, oppure come la letteratura del flusso di coscienza con l'elegantissimo One Man e i suoi racconti di un estesismo occidentalizzante, oppure la letteratura dell'umanesimo con Pai Hua, il suo amore amaro che guarda l'uomo alle diciamo i principi universali della condotta dell'uomo, oppure alla letteratura femminile, che occupa uno spazio molto esteso e molto importante, tantissime donne che negli anni Ottanta si affacciano alla letteratura con le voci più disparate. Nasce la letteratura femminista, la letteratura del corpo, che con una nuova consapevolezza guarda alle esperienze femminili e al rapporto che le donne hanno con il proprio corpo. Tantissime correnti letterarie che documentano questo momento di eccezionale fertilità. Anche qui una fertilità che finisce con gli anni Ottanta per entrare con gli anni 90 in una fase nuova. Si può dire che la Sin Wen Xue dura 10 anni e che già per gli anni 90 non si può più parlare di letteratura del nuovo periodo, ma di una fase diversa che adesso non ci interessa. Naturalmente con la narrativa cambia anche la poesia. Nel nuovo periodo abbiamo i poeti oscuri che, come tutti gli scrittori degli anni 80, sono ancora motivati, vogliono riprendere quel ruolo che l'intellettuale ha avuto nel passato e quindi vogliono essere artefici di nuovo della ricostruzione sociale,
Basta col mondo di ingiustizie, di oppressioni precedenti, vogliamo creare un mondo nuovo, più libero, che guarda più all'individuo, che sia più giusto, più bello, e quindi propongono attraverso la loro poesia di uscire da questi paesaggi che ci propongono, deserti pieni di rovine, e di guardare a un mondo nuovo. I poeti oscuri, Beidou, Mengke, Shu Ping e tanti altri, rinnovano moltissimo anche il linguaggio poetico, ritornano a una visione più complessa delle cose dopo la poesia elementare della rivoluzione culturale disegnano anche un percorso diverso, per esempio Yan Lien con la sua poesia delle radici guarda una rinascita dell'uomo che parte dai siti archeologici, quindi da un rapporto nuovo con la storia. L'individuo si può rinnovare guardando alla storia, cercando un legame con la storia cinese. Abbiamo visto che la generazione successiva ai Melung, ai poeti diciamo oscuri, i poeti post-oscuri, è già molto diversa. Questi guardano con più cinismo alla società. Non hanno più motivazioni politiche, cantano il banale, il quotidiano, il triviale. Con grande ironia, questa è la cosa nuova. Non si guarda più con questo tono epico, serioso alla realtà, ma con un umorismo, con ironia, scherzando sulla società capitalista di cui i nuovi poeti vogliono godere i benefici. Tutto cambia anche nel campo del teatro, dove Hua Ji conosce dopo il teatro a tema rivoluzionario contemporaneo della rivoluzione culturale, le cosiddette opere modello propagandistiche ben confezionate e legate alla diffusione delle idee socialiste, si passa invece a un teatro diverso, anche qui tante correnti, ma il teatro più significativo è quello sperimentale, il teatro di ricerca che nasce nell'82 e che per la prima volta esporta il teatro cinese nel mondo e si fa conoscere nel mondo. Autori come Gao Xinjiang, Guo Shixin, che abbiamo visto l'ultima volta, Sha Yixin, sono i grandi, Meng Jinghui, sono i grandi protagonisti del teatro di ricerca che rinnovano profondamente il teatro, lo proiettano su una scena internazionale, guardano Brecht, guardano a Pirandello, guardano ai grandi commediografi, guardano a Pinter e guardano ai grandi commediografi internazionali, rinnovando profondamente il teatro. Facciamo un respiro e dunque diciamo, cerchiamo di vedere soprattutto queste tappe della letteratura che tutte diciamo, rappresentano un mondo diverso, no? Abbiamo visto che spostandoci nei decenni la letteratura cambia volto, cambia esponenti, cambia stili, cambia pubblico, tutto diciamo evolve e tutto dipende da cosa succede dietro le quinte, quindi la storia, la politica, la società che cambia, cambiano il volto della letteratura, perché da sempre in Cina, bisogna dire, la letteratura è un grande specchio della politica e quindi mai la letteratura e la politica sono così uniti come in Cina. Dappertutto, naturalmente, in tutto il mondo subiscono l'influenza dei cambiamenti politici e sociali, ma mai come in Cina.
dove da sempre, prima col confucianesimo, poi col comunismo, letteratura e politica sono fortemente uniti e l'uno determina l'altro o determina i cambiamenti dell'altro. Questo teniamolo sempre a mente, ok? E va bene, facciamo un respiro e buttiamoci a leggere, ragazzi, leggete. Bene, leggete, la letteratura cinese è bella, ci sono tanti autori fantastici, leggete. Questo corso serve per quello, per leggere, aver voglia di leggere. Ok? Va bene, ditemi se avete bisogno di qualche libro che io ho, la mia mail per qualsiasi problema, per qualsiasi incomprensione delle dispense, per qualsiasi desiderio di lettura, per qualsiasi chiarimento è mariacristina, tutto attaccato, punto, pisciotta, chiocciola, gmail.com. Ok? Buon esame, buona vita, ci rivediamo forse l'anno prossimo, chi fa la specialistica. E va bene. Grazie a voi. Andiamo un po' prima, tanto.